L'attività cresce di anno in anno e ci sono tantissime persone che si rivolgono all'INCA. Solo l'anno scorso sono state fatte 17.000 pratiche, sono davvero un numero molto alto. Questo significa da un lato la qualità di un servizio apprezzata, ma dall'altro lato significa anche che il bisogno delle persone cresce e questo non è sempre un bene. Cresce un bisogno anche dato spesso dalla incertezza delle leggi, dato dal fatto che la pubblica amministrazione, a partire dall'INPS, non è sempre un'amministrazione facile da approcciare. Noi vorremmo fossero un po' più amiche del cittadino oggi le pubbliche amministrazioni, nel senso di permettere un rapporto un po' più semplice rispetto a quello che non sia. Ecco, la complessità da un lato e la difficoltà delle leggi dall'altro comporta che molte persone si rivolgono al patronato con più frequenza del passato e noi svolgiamo un'attività di consulenza molto importante. Siamo molto soddisfatti della presenza di Morena Piccinini. Per quello che riguarda un po' il contesto, noi abbiamo svolto una notevole attività sia in campo previdenziale e assistenziale che anche per ciò che riguarda gli infortuni e le malattie professionali. Siamo sempre più la frontiera sociale della CGIL e questo naturalmente per noi è una grande responsabilità e un grande stimolo a fare sempre di più e meglio. Il cambiamento di governo ha intaccato un po' la situazione della CGIL anche nella provincia di Pescara? Ma adesso dobbiamo vedere un pochettino la manovra di carattere economico e quali contenuti avrà. Oggi c'è una grande richiesta di informazione per quello che riguarda la previdenza, sapere un pochettino quando si va in pensione. Noi siamo attrezzati come uffici sia nell'area Vestina che in tutta la provincia per portare risposte esaurienti e credibili a lavoratori, pensionati e giovani.